Allora, oggi parliamo di cammini, cercando di mettere un po' in pratica ciò che avete visto giovedì scorso in termini di non tanto di funzionamento ma di esistenza dei vari algoritmi e meccanismi per il calcolo dei cammini minimi, no? E proviamo a applicarlo al nostro esercizietto, quello delle nazioni e dei confini. Poi domani avrete in laboratorio altri esercizi che vi chiedono di giocare sempre sulle stesse cose, chiaramente con altri dataset. Allora, ciò che il nostro punto di partenza è, per oggi è questa slide riassuntiva che ci dice che ogni qualvolta dobbiamo ragionare sui cammini minimi, quindi calcolare i cammini minimi di un grafo, abbiamo vari algoritmi possibili da utilizzare. Qui ci sono i tre più importanti, che sono tra l'altro tutti e tre implementati all'interno di jgraph-t, che differiscono in termini e di applicabilità e di complessità. Come applicabilità intendo che siano del tipo all pairs oppure single source, no? Cioè il fatto che l'algoritmo sia in grado in un botto solo, in un'esecuzione sola, di darmi tutte le coppie possibili di cammini, o meglio, tutti i cammini relativi a tutte le coppie possibili di vertici, oppure tutti i cammini che partono solo da un singolo vertice. Ovviamente a seconda del tipo di applicazioni preferirò usare uno oppure l'altro. Ovviamente tutti gli algoritmi single source, se li ripeto tante volte partendo da tanti source diversi, si trasformano in algoritmi all pairs. Quindi Bellman-Ford, che di per sé è un algoritmo single source, se io lo ripeto tante volte, questo che qua chiamato Repeated Bellman-Ford, mi dà tutti i cammini a partire da insomma, mi calcola tutte le coppie, perché ogni volta che lo chiamo lo chiamerò a partire da un source diverso e poi alla fine del giro le avrò fatte tutte. Ovviamente in questo caso ripetizione di un algoritmo base, ciò che ottengo è una complessità che è V volte maggiore di quella di partenza, perché ho un algoritmo con una certa complessità, lo ripeto V volte. La stessa cosa per l'algoritmo di Dijkstra, che ha una certa complessità, e se io lo ripeto V volte avrò una complessità, appunto, in cui andate a vedere i singoli fattori, sono tutti moltiplicati per V, ovviamente, no? Tendenzialmente sono peggiori rispetto a algoritmi come quello di Floyd-Warshall, che mi danno già così di prima acchito tutti i cammini. Tra l'altro l'algoritmo di Floyd ha una caratteristica, se vogliamo, che può essere utile, in cui la cui complessità non dipende dal numero di archi, di edge. Non compare E nella formula della complessità. Quindi su grafi particolarmente densi, dove il numero di archi può essere elevato, siamo sicuri che quello ci mette sempre lo stesso tempo, asintoticamente. Mentre negli altri casi, ovviamente, c'è sempre un fattore E che o è moltiplicativo o è sommativo, può determinare la convenienza o meno di un algoritmo rispetto a un altro in funzione chiaramente della densità del grafo. Come sappiamo, E lo leggiamo V in un grafo sparso, lo leggiamo V al quadrato in un grafo denso, no? In termini di complessità. Quindi questi sono un po' i ragionamenti che possiamo fare nella scelta dell'algoritmo. Qualora ovviamente il grafo sia un grafo pesato, possiamo usare questi algoritmi. Se invece il grafo fosse un grafo non pesato, abbiamo, oltre a questi algoritmi che possono essere ovviamente utilizzati, anche soluzioni più semplici basate semplicemente sugli algoritmi di visita, no? In particolare, anzi, sull'algoritmo di visita in ampiezza, perché è l'unico che mi garantisce di costruire dei cammini col numero minimo di archi. Allora, io quello che vorrei fare oggi con voi è provare a modificare l'esercizio della settimana scorsa, aggiungendo la possibilità di trovare tra due nazioni qualsiasi il cammino minimo, visto che il grafo è un grafo non orientato, scusate, non orientato sicuramente, non pesato anche, il grafo delle nazioni che abbiamo, io partirei con la soluzione più semplice, che è quella di usare una visita in ampiezza, cosa che abbiamo già fatto, quindi si tratta di adattarla per capire come fare da una visita a ricostruire non solamente l'insieme degli stati visitati, ma anche il percorso per arrivarci. L'avevo accennato velocemente la settimana scorsa, oggi ci dedichiamo un pochino più di tempo. E poi proviamo a rifare la stessa cosa invece usando uno di questi algoritmi di visita. No?
Così vediamo due modi diversi per ottenere la stessa cosa, anche se appunto non essendo il grafo pesato, l'uso di questi algoritmi è un pochino, diciamo così, fatemi dire esagerato, ma poi non è detto perché magari sono più efficienti, ecco, perché sono ottimizzati proprio per trovare cammini. Sicuramente vedremo che sono più facili da usare. Ok? Quindi questa è la nostra agenda per oggi. Allora, primo passo, relativamente facile, io già mi sono portato avanti, nel senso che la parte facile l'ho fatta ieri, che è quella di crearmi la parte grafica, l'interfaccia grafica. Se ricordate questo progetto dei country borders, non avevamo ancora fatto nulla dal punto di vista grafico, ma avevamo soprattutto sviluppato il modello e una procedura di test del modello. Allora io ho ipotizzato un'applicazione di questo genere, in cui scelgo due nazioni, chiamato start e end, schiaccio un bottone compute o calcola percorso, come volete, e mi dovrebbe stampare l'elenco una sequenza, un cammino di stati attraverso cui devo passare per arrivare dallo stato di partenza allo stato di arrivo, cammino ovviamente minimo, cammino di lunghezza minima. Per concentrarci sulla parte algoritmica, io mi sono anche già portato avanti col controller. Vabbè, vi faccio solo vedere, trovate già il progetto online se lo volete, l'ho caricato qualche minuto prima di venire in aula, sempre sul solito indirizzo GitHub, solo per dare i nomi agli elementi, così poi ci ritroviamo nel codice. Questo l'ho chiamato box start perché è una combo box che riporta la nazione di partenza. L'altro l'ho chiamata box end. Poi il bottone compute genera un evento che è do compute, come sempre, per carenza di fantasia, e poi una textarea in cui per ora scriverò in forma testuale il risultato, l'ho chiamato txt result. I risultati finora li stampo sempre sulle textarea per semplicità. In realtà questo tipo di cose andrebbero meglio stampati in una tabella, in una table. Vedremo un po' più avanti come fare a usare il nodo table in JavaFX, che è un pochino rognoso perché devi definire per ogni colonna che dati visualizza, quindi a livello di codice è un pochino più complesso. A me per ora interessa soprattutto la parte algoritmica. Quindi è molto semplice il controller di questa cosa qui. E tanto per ripassare l'architettura della nostra applicazione, partendo dal main, ricordiamoci che dobbiamo un po' modificare il main, come sempre, per poter accedere al controller, e uno dei punti in cui ci si scontra sempre è il modello dove lo metto, dove lo prendo, dove lo inizializzo, no? L'ho visto anche con alcuni di voi in laboratorio, ne abbiamo anche parlato. Chi deve creare il modello? Allora, alla fine i metodi offerti dal modello saranno richiamati soprattutto dal controller. Cioè, il controller che a seguito dell'azione dell'utente dovrà chiamare un certo metodo piuttosto che un altro sull'oggetto model. Per cui potreste avere la tentazione non solo di definire, io qui sono nel controller, definire all'interno del controller un riferimento al modello, ma di far sì che il controller stesso crei lui il modello. Cioè, chi mi vieta a questo punto dentro il controller di creare il mio modello, dire al modello inizializzati, leggiti i dati dal database e poi usarlo? In questo caso avrei un'organizzazione del codice in cui il modello è un oggetto privato di proprietà del controller. Voi mi dite, ma se l'unico che mai dovrà chiamare i metodi di questo oggetto è il controller, va bene così. La mia risposta è: va bene così nei casi in cui ho un controller solo. Nei nostri esempi sarà praticamente sempre. Però immaginate un'applicazione più complessa che ha diverse videate, diverse scene. Allora è possibile che nelle varie fasi di sviluppo io apro una nuova finestra, la chiudo, eccetera. Ogni finestra, ogni scena avrà un suo controller, perché ogni file XML può indicare ovviamente una classe controller che gestirà gli eventi generati da quello specifico XML. Allora in questo caso cosa succede? Se noi usiamo questo metodo di lavoro, di creare modelli privati all'interno del controller, quando cambio videata,
il controller della videata precedente muore, viene distrutto come oggetto e viene creato un nuovo oggetto di tipo model. Che nel caso più semplice deve ricaricarsi i dati da zero, perché lui è un oggetto nuovo e non sa nulla. Nel caso più complicato, molto probabilmente, magari quell'oggetto lì avremmo già fatto delle cose, si è già salvato delle informazioni, delle elaborazioni parziali che vengono dimenticate. Quindi, per pensare all'applicazione un pochino più in grande, cerchiamo di fare in modo che il modello sia un'entità più importante, più persistente, con la vita più lunga rispetto a quella del controller. E per questo cerchiamo di controllare un oggetto, diciamo così, di servizio che serve all'interfaccia utente per essere interattiva. Ma queste interfacce utente lavorano su un modello che esiste già. E allora, nel nostro caso, è per questo che noi, come io vi suggerisco, di creare il modello e inizializzarlo direttamente nel main, o in un'altra classe di questo genere, ma esterna al controller. Quindi qua ho creato il modello, gli ho fatto caricare dal database le città, costruire il grafo, eccetera. Le cose che abbiamo visto la volta scorsa, che erano nel metodo di test del modello stesso, c'erano cioè nel main dell'applicazione. E quando il modello è pronto, lo posso passare al controller. Dico al controller, ok, caro controller, adesso tu lavora su questo modello qui. Quindi questo è, diciamo, il pattern di organizzazione che è preferibile, no, per il fatto che appunto, è anche applicabile a casi in cui ci siano scene diverse e quindi controller diversi. Il difetto di questo approccio è uno, che mentre eseguo queste due istruzioni, l'interfaccia utente non è ancora stata visualizzata. Allora, visto che queste istruzioni, sto caricando il database, costruendo un grafo, possono impiegare un certo tempo, io quando attivo il programma non succede niente per qualche secondo, perché la finestra verrà mostrata solamente qui. Quindi l'utente o noi stessi lanciamo l'applicazione e diciamo non sta facendo niente, si è bloccata, invece no, sta semplicemente lavorando, caricando il database e poi mi mostra l'interfaccia quando ha i dati pronti. Se ci pensate, poi in realtà è ciò che fanno la maggior parte delle applicazioni reali. Quando voi avviate un'applicazione c'è un certo tempo iniziale per cui in realtà non la potete ancora usare, perché lei si sta caricando i dati che gli servono. Poi nelle applicazioni reali questo è il cosiddetto splash screen, cioè vi fa vedere una finestra per dire guarda io sono partito, questa finestra non fa niente, semplicemente dice loading, no? Ma anche lo stesso Eclipse, quando lo lanciate prima di poterlo usare dovete aspettare un pochino. Lui vi dà un minimo di feedback, vi dice la finestra, dite guarda sono vivo, sto facendo qualcosa. Anche qua si potrebbe aprire uno splash screen durante il caricamento, ma non complichiamoci la vita oggi su questo. Quindi il difetto è appunto della fase di incertezza iniziale che però si può, che è normale nei programmi e si può compensare eventualmente mettendo appunto un'immagine di benvenuto, di attesa. L'alternativa sarebbe ritardare il caricamento del modello e far sì che ci sia un'azione esplicita dell'utente, magari dentro il controller, che dice adesso dico al modello di caricarsi. Quindi perlomeno prima mostro la videata e poi carico i dati. Dipende un po' da quanto tempo ci vuole a caricare i dati, se questo è un problema oppure no. Più che altro un problema di ottimizzazione del tempi. Ok, quindi questo è un po' lo schema che abbiamo. Noi abbiamo una serie di operazioni che devono essere fatte in un certo ordine. Nel senso che prima di poter fare controller.setModel devo avere due cose, il controller e il model. Non è la giornata delle banalità questa, ma il fatto che avere il controller significa che devo aver già caricato l'interfaccia utente, perché l'unico modo che ho di avere un riferimento all'oggetto controller è chiederlo all'oggetto loader. Questo è una conseguenza che quando io ho già caricato questo, vabbè, la scena, l'fxml è già stata letta, ma il metodo initialize del controller è già stato chiamato.
Quindi questo metodo initialize, che viene chiamato in automatico subito dopo che la scena è stata caricata, subito dopo che il controller è stato istanziato, può fare delle cose, possiamo farci delle cose qua dentro. Il problema è che la chiamata a questo metodo initialize avviene qui. Dov'è? Qua, dentro il load. Molto prima che noi abbiamo la possibilità di, non dico caricare il modello, ma informare il controller del contenuto del modello. Perché sto entrando in questo discorso? Perché io qua ho delle tendine da riempire, con dei dati che però non conosco ancora, perché arriveranno dal database. Allora, chi è che può riempire il contenuto delle tendine? È il controller. Lo può fare nel metodo initialize? No. Sarebbe bello che potesse, ma non può. Perché quando chiamo il metodo initialize, sono qui, cioè viene chiamato in automatico, non lo chiamo io, initialize, e qui il modello non è ancora stato caricato. Ma anche se l'avessi caricato, io potrei portare avanti queste tre istruzioni, portarle sopra. Ma non mi basta, perché tanto l'oggetto controller non lo sto creando io, quindi non gli posso passare questo parametro. L'oggetto controller ce l'avrò qui, ma il loader.getController lo posso chiamare solo dopo il metodo load. Cioè, purtroppo sono bloccato, e quindi l'unica cosa che posso fare è lasciare che, l'interfaccia si carichi, il controller si carichi, poi prima o dopo, non importa, preparo il modello. Poi, quando finalmente riuscirò a parlare col controller e dirgli guarda, questo è il modello su cui devi lavorare, a quel punto un'interfaccia che sarà incompleta fino a quel momento, a quel punto si può completare con le informazioni che prende dal modello. E questo è il motivo per cui, ad esempio, dentro il set model, beh, io sicuramente mi salvo il modello, qui sono di nuovo il controller, come classe controller. E poi vado a popolare il contenuto delle, in questo caso, delle due combo box. Box start è la combo box di sopra, get items. Items è la proprietà della combo box che contiene la collection di oggetti che la tendina mostra. Add all, inserisci tutti i get countries, tutte le città. In questo caso ho aggiunto alla tendina degli oggetti di tipo country. Quindi sono andato a specificare nella combo box, parametrizzarla rispetto all'oggetto country. Quindi è abbastanza normale, fino ad ora avevamo sempre insieme fatto solamente tendine che contenessero delle stringhe o al massimo degli interi. In questo caso qua ci metto dentro un oggetto vero e proprio, un oggetto completo. Non c'è problema, lui sì, la combo box si registra riferimenti a quegli oggetti, li registra come collection, e quando dovrò chiedere alla choice box qual è l'oggetto selezionato, mi darà già il riferimento all'oggetto di tipo country. Quindi non devo io andare a leggere la stringa a capire cosa ha selezionato l'utente. Come fai quando invece la choice box deve mostrare, visualizzare il contenuto per l'utente, cioè il testo che c'è scritto dentro, chiamerà il metodo, automaticamente il metodo toString del mio oggetto country. No, ricordiamoci, l'avevamo già definito un toString la volta scorsa. Quindi, riassunto è, il controller deve avere un riferimento al modello, ma facciamo in modo che non lo crei lui, questo modello, che venga creato dal main. Il set model tipicamente, diciamo così, l'inizializzazione dell'interfaccia utente la dividiamo in due metà. La prima metà, cioè ciò che posso fare senza avere ancora accesso al modello, la posso fare già dentro initialize. Che so, avessi una tendina in cui devo mettere i numeri da 1 a 100, lo posso fare. Invece, completamento, personalizzazione dell'interfaccia utente che tenga conto dei dati del modello, lo farò all'interno del set model. Quindi faccio un'inizializzazione in due pezzettini, una un po' prima e l'altra un po' dopo. Allora, con questa chiacchierata siamo arrivati al punto di avere un'applicazione che non fa niente,
salvo, eccola qua, caricare dentro queste due tendine, due collection che in questo caso sono identiche, che contengono tutti gli stati, no, del mio grafo. Quindi ci rimane da fare la parte compute. Allora, io potrei pensare in due modi diversi questa interfaccia. Adesso facciamo quella più semplice. Poi pensiamo come potrebbe essere modificata a livello di interfaccia. Io scelgo due stati, che sono l'Albania e il Giappone. Il Giappone sarà da qualche parte con la J. Allora, se non mi sbaglio, questi due signori non dovrebbero essere raggiungibili via terra. Io ho popolato le due tendine mettendo in ciascuna delle due tutte le nazioni, punto e basta. Per cui l'utente sceglierà due nazioni e poi l'algoritmo gli dirà: bene, queste qui sono connesse oppure no. E se sono connesse ti faccio vedere qual è il percorso minimo. Un modo alternativo di ragionare sarebbe: io scelgo una nazione della prima tendina. A quel punto lui si calcola sull'azione di scelta della prima tendina, si calcola le nazioni raggiungibili da partire da quella e mi modifica la seconda tendina mettendoli dentro solamente le nazioni raggiungibili. Allora io sceglierò solamente la nazione di destinazione tra quelle che sono effettivamente raggiungibili. Quindi in qualche modo anche rispezzo l'elaborazione in due fasi diverse. Questo richiede ovviamente un pochino più di interazione nell'interfaccia utente perché devo andare a catturare il cambio del valore di una tendina piuttosto che l'altra, devo impedire di scegliere la seconda tendina se non ho scelto almeno la prima, ma lo vedete magari su molti siti in cui vi dovete registrare, dovete fornire prima la provincia, solamente quando indicate la provincia vi fa vedere l'elenco dei comuni di quella provincia e vi popola la tendina dei comuni solo dopo che avete scelto quella della provincia. Quindi è un meccanismo incrementale, no, di interazione con l'utente, che si può anche pensare. Un po' più, ovviamente, più complesso da gestire. Questo qua è un po' più semplice, nel senso che l'informazione è tutta disponibile, poi fino a quando non premi compute non devo fare nulla. Partiamo ovviamente da questa. Allora, che devo fare? Con compute tendenzialmente è semplice, nel senso che quando lui preme compute vado a prendere questi due stati e chiamerò un metodo del modello in cui gli chiederò per favore calcolami il percorso minimo tra questi due stati. E il modello mi dovrà ritornare una lista che corrisponde al percorso stesso. Allora, proviamo a fingere di averlo questo metodo e implementare questo, così ragioniamo un po' sull'interfaccia che ci piacerebbe che questo metodo avesse. Cosa deve fare il metodo doCompute? Deve estrarre i due stati. Quindi la country start, che è un oggetto tipo country, la vado a prendere da dove? Da box start get value. Vedete che il get value, che ritorna il valore correntemente selezionato, è già un oggetto di tipo country. Quindi non è la stringa. Indipendentemente da cosa viene visualizzato, l'oggetto, la tendina in questo caso, si ricorda degli oggetti sottostanti. E la stessa cosa country end sarà l'oggetto del valore corrente del box end, dell'altra tendina. L'importante, vabbè, sicuramente queste due devono essere, se state selezionate, e possibilmente devono essere diverse. Quindi, prima cosa è recupero i dati. Seconda cosa, valido i dati, controllo se i dati sono corretti, tali per cui io posso procedere. Allora, il caso in cui posso procedere è ovviamente che country start sia diverso da null. Caso null è quello in cui l'utente non abbia selezionato niente. E anche country end sia diverso da null. E non siano allo stesso stato. E quindi not countryStart.equals
country end. Se sono vere queste cose, posso fare l'elaborazione. Altrimenti, avviso l'utente, selezione non valida. Potrò, dentro la mia finestra result, potrò aggiungere append text. Stampo un messaggio d'errore, guarda che non posso, io clicco su compute, questo è l'event handler del bottone compute, do compute. E lui, anziché cercare di fare un calcolo sui dati che non esistono, mi stampa un messaggio d'errore. Mi raccomando, sempre equal se mai uguale. Non si scrive count start uguale uguale o diverso da count end, quelli sono oggetti e devono essere confrontati con equals, altrimenti stiamo confrontando i puntatori, rischiamo di considerare differenti due oggetti che in realtà sono uguali solo perché sono copie diverse in zone di memoria diverse. A questo punto il lavoro, abbiamo i dati, il lavoro lo dobbiamo delegare a modello. Quindi ipotizzo, invento di avere un metodo del modello che si chiami shortest path tra country start e country end. E questo metodo vorrei che mi ritornasse cosa? Una lista di country. Se avessi questo sarei a posto. List, mettiamo java.util.list, dai su, dammi suggerimento, ecco qua. Perché se abbiamo questo, semplicemente una volta che mi viene restituita la lista, non devo fare altro che stamparla. Quindi, non while for country, dai, country, c2.path, però in città C all'interno di questo cammino dovrò semplicemente stampare il nome di questa città dentro la mia casella di testo. Questo è molto grezzo come output. Quindi questo è un po' il lavoro che fa il controller, acquisisce i dati, li valida, poi passa il lavoro vero di elaborazione al modello e poi sulla base del risultato genera l'output. In questo caso l'output non è altro che stampare una dopo l'altra le nazioni che devo attraversare all'interno dell'area di testo. Magari se vogliamo essere più espliciti aggiungiamo all'inizio cammino minimo tra la città di partenza, tra la nazione di partenza, quindi in questo caso sarà country start punto to string e la città di arrivo, la nazione di arrivo, dai, oggi parlo di città, country end punto to string. Questo più che altro per separare un attimo queste città.
Tutto bene, tranne che il metodo shortest path nel modello non esiste, come questa linea rossa insistentemente ci ricorda. Ce lo dobbiamo implementare. Quindi, oggi sono partito, a differenza dell'altra volta, magari partivamo dal DAO per costruire il modello per poi costruire l'interfaccia grafica, e questa volta sono partito al contrario. Possiamo giocarci in entrambi i modi, a seconda di come. L'importante è di come preferiamo. L'importante è che ragioniamo bene su quale deve essere l'interfaccia dei metodi che servono per integrare i vari livelli dell'applicazione. Ok, shortest path non c'è, quindi io posso dire a Eclipse, per favore, creamelo. Eclipse cerca di capire qual è la signature di questo, poi ovviamente dovremo aggiustare, e mi porta già direttamente dentro il modello, predisponendomi un metodo pubblico, shortest path, che prende come parametro due country, quello di partenza e quello di arrivo, e restituisce in uscita una lista. Adesso noi sappiamo come fare a trovare il cammino minimo. Il grafo è un grafo non orientato, ma soprattutto non pesato, e quindi una visita in ampiezza è più che sufficiente. La visita in ampiezza la sappiamo già fare, l'abbiamo fatta prima, la volta scorsa, usando, c'era un metodo get raggiungibili che usava il breadth first iterator per restituirmi l'insieme delle città raggiungibili da una città di partenza. Però questo adesso non mi basta più, perché a me non basta sapere che l'Albania è raggiungibile dall'Italia, ma voglio anche sapere da quali stati devo attraversare per arrivarci. Voglio il cammino. Il breadth first iterator da solo non me lo dà questo cammino. Giusto? Quindi noi in qualche modo dovremo andare se vogliamo usare il metodo della visita in ampiezza per trovare il cammino minimo, dovremo andare a chiedere all'iteratore, per favore, aiutaci a capire qual è il cammino che hai fatto. Quindi useremo un iteratore, useremo un metodo simile a questo, ma un pochino più complicato. Dovremo come? Allora andiamo a vedere cosa fa il breadth first iterator. Eccolo qua, così come tutti gli iteratori sui grafi, implementano dei metodi di tipo listener. Quindi, nell'attraversamento dei grafi è possibile registrare su un iteratore dei grafi un listener, qualcosa, un oggetto nostro che ascolterà che cosa succede, viene informato, no, di ciò che sta facendo l'iteratore mentre scopre i nuovi grafi, i nuovi vertici. Attraverso il listener è un metodo dell'iteratore, quindi lo chiamo sull'iteratore, non sul grafo, e gli devo passare un oggetto di classe attraverso la listener. Attraverso la listener in realtà è un'interfaccia, non è una classe, quindi una qualunque istanza di un oggetto che implementi con l'interfaccia attraverso la listener. Questo attraverso la listener che cos'è? È un'interfaccia che è dotata di 5 metodi, quindi implementare un attraverso la listener significa implementare questi 5 metodi. Questi 5 metodi vengono chiamati in momenti diversi durante la visita, quindi l'iteratore va avanti, lui visita il grafo, poi a un certo punto guarda, ho trovato un nuovo vertice. Allora, se ho un traversal listener registrato, allora chiamerò il metodo vertex traversed su quel listener. Il listener farà poi ciò che vuole con quell'informazione. Oppure, se attraverso un nuovo arco, chiamerò il metodo edge traversed su quel arco e così via.
Quindi i cinque eventi che vengono segnalati dai nostri attraversatori sono vertex traversed, vertex finished, edge traversed e poi due su component connected component started or finished. Questi hanno a che fare col comportamento degli iteratori quando noi gli passiamo un nodo di partenza e loro vogliono visitare, quindi loro visitano automaticamente tutto il grafo. Quando finiscono una componente connessa iniziano con quella successiva, scegliendosi da soli una sorgente successiva, no? Non è il nostro caso. Quindi noi possiamo essere informati tutte le volte che viene attraversato un nuovo arco oppure tutte le volte che viene attraversato un nuovo vertice. Ci sono due metodi per il vertice. Il primo dice quando il vertice viene chiamato, quando il vertice è stato visitato, l'altro invece quando il vertice è stato concluso, finished. Cosa vuol dire? Ma immaginate ad esempio la vista in profondità. Io trovo un vertice, poi ricorsivamente vado a cercare i suoi figli, eccetera, eccetera, i percorsi che si dipannano da lui. Poi quando questi percorsi avranno scoperto tutto ciò che devono scoprire, la ricorsione torna indietro, torno su quel vertice e provo altre strade. Quindi io c'è un momento in cui scopro il vertice, cioè lo visito. E poi questo vertice però rimane ancora attivo, rimane in ballo, fin tanto che non ho provato a esplorare tutte le strade da lui uscenti. A un certo punto ci sarà il momento in cui lo abbandono del tutto e dico, va bene, da te ho scoperto già tutto ciò che potevo scoprire. Allora questo è il momento del finish. Quando il vertice è stato esaurito, è stato concluso. E dipende un po' che cosa ci interessa. A noi, in questo caso, direi che ci interessa più la scoperta del nuovo vertice. Allora, praticamente come ci organizziamo? Allora, proviamo a costruire un metodo. Dimentichiamoci per un attimo del metodo shortest path, no? Perché abbiamo una città di partenza e una città di arrivo. E proviamo a fare una visita, un metodo di visita simile a get raggiungibili, ma che in qualche modo osservi anche i cammini. Quindi, metodo, possiamo anche metterlo public. Per ora fatemi scrivere voi, perché capiamo poi tra un attimo che tipo di dato dobbiamo ritornare. Public void get cammini a partire da una città di partenza. Non è ancora il metodo che serve a controllo. Il controllo mi vuole passare una città di partenza e una di arrivo. E allora io però lo faccio in due passaggi. Nel primo passaggio parto dalla città di partenza e attraverso il grafo. E così trovo tutte le destinazioni. Nel trovare le destinazioni mi devo tenere traccia dell'albero di visita. Una volta che ho l'albero di visita, poi posso risalire dalla destinazione alla sorgente facilmente, al cammino che porta dalla destinazione alla sorgente. Allora io farò quindi un iteratore, qui copio tale quale quello di sopra, per una visita in ampiezza. Ma prima di iniziare la visita vera e propria, devo informare l'iteratore che mi interessa essere informato degli vertici e degli archi che vengono scoperti. Quindi registrerò su visita un listener, un add traversal listener. Attraverso il listener che ha come parametri gli stessi del grafo country e default edge. Allora, questo listener che cos'è? Beh, deve essere un'istanza di una classe che mi definisco a parte. Potrei definire inline, ma non andiamo a complicare troppo il codice per la prima volta. Quindi ci costruiamo dentro il nostro modello, qui siamo dentro model, possiamo aggiungere una nuova classe
che possiamo chiamare visit listener. E diciamo che questa classe implementa, quindi tra le interfacce implementate aggiungo l'interfaccia traversal listener di org. Occhio che ci sono come sempre nomi simili, org jgraph di event. Quindi implemento questa interfaccia. Quindi implemento, creo una nuova classe visit listener che implementa questa interfaccia attraverso la listener vie. Allora, adesso quindi cosa abbiamo? Una nuova classe che sarà l'ascoltatore che implementa la generica interfaccia di ascolto. Questa è una classe nostra, ci possiamo fare ciò che vogliamo. Okay? L'importante è che implementi bene l'interfaccia. Allora, questa interfaccia qui è parametrica, è generica, vie. Okay? Noi possiamo mantenerla generica oppure personalizzarla col nostro grafo. Cioè, noi in questo momento non ci interessa fare un ascoltatore generico, ci serve l'ascoltatore del nostro grafo. Quindi implementiamo attraverso la listener di country default edge e quindi in questa classe visit listener non ho più parametricità, non ho più vie, ho country e default edge. Perché Eclipse non è default edge? Cos'è che gli manca? Gli manca l'import, direi, no? Perché Eclipse non è ancora contento di questa definizione della classe vuota? Ma perché affinché una classe implementi correttamente un'interfaccia deve avere al suo interno i metodi che quell'interfaccia prescrive. E quindi la cosa più semplice è quella di chiedere a Eclipse per favore aggiungimi tutti i metodi che devono essere implementati e non ho ancora implementato. Plaf. E sono purtroppo tanti, no? Ma noi non siamo obbligati a implementare tutti. Questi metodi verranno chiamati tutti, ma se alcuni saranno vuoti, pazienza, no, non faranno nulla. Noi dobbiamo solamente fare ciò che ci interessa. Andare a intercettare solamente ciò che ci interessa. Allora, cosa ci interessa? Principalmente ci interessa, se volete, proviamo a vedere, prima di sapere cosa ci interessa, andiamo a stampare cosa succede. Così capiamo. In particolare questi due metodi che sono quelli che mi interessano di più, edge traversed e vertex traversed. Cioè, scoperto un nuovo arco, scoperto un nuovo vertice. Questi metodi che vengono chiamati ricevono un parametro di tipo, questo parametro E, che è di tipo edge traversal event oppure vertex traversal event. Quindi noi abbiamo registrato, registreremo questa classe come ascoltatore, o meglio un'istanza di questa classe come ascoltatore. Chiamerà tutte le volte che l'iteratore troverà un nuovo vertice o un nuovo arco, chiamerà il metodo corrispondente di questa classe, passando come parametro ogni volta che chiama questo metodo un oggetto di tipo vertex oppure edge traversal event. Cosa sono questi oggetti? Sono gli oggetti fin troppo stupidi. Ad esempio nel vertex traversal event, che viene passato al vertex traversed, che cos'è questa classe? OrgJGraphDEvent è una classe che contiene dentro un campo vertex, che guarda caso è il riferimento al vertice che è appena stato scoperto. E ha un metodo che si chiama getVertex e basta. Quindi, quando scopro un nuovo vertice, lui mi dice qual è il vertice che ha scoperto. Grazie. Quando scopro un nuovo arco, l'edge traversal event contiene, guarda te, un edge, e quindi c'era un metodo getEdge che mi restituisce il default edge. Quindi noi possiamo provare
a scopo di debug a vedere che cosa fanno questi. Ad esempio, vertex traversed, noi possiamo dire system.out, sappiamo sulla console, print line di e.getVertex. E quando attraversiamo un edge, system.out.println, prendiamo la e.getEdge. Però non facciamo nulla di utile, ma cerchiamo di familiarizzarci con questo meccanismo, ok? Torniamo nel modello che deve chiamare questo, quindi a questo punto eravamo fermi sull'attraverso listener, possiamo creare un nuovo oggetto di tipo visit listener, e fatto questo posso iniziare la visita vera e propria. Il nodo di partenza l'ho già dato. E quindi fare la visita vera e propria effettivamente significa iterare. Quindi un bel ciclo che itera su tutti gli as next. In questo caso non devo fare nulla di... Per il momento non mi memorizzo ancora nulla perché non so cosa memorizzarmi, ma chiamo ripetutamente il metodo next. Tanto per fare avanzare l'iteratore e vedere che cosa fa. Quindi vediamo cosa succede. Proviamo a scegliere un nodo di partenza, adesso il nodo di arrivo, tanto la città di arrivo non viene ancora utilizzata. Attenzione che io devo qua nel shortest path, adesso ritorna null, va bene, ma devo per il momento chiamare il metodo get, come si chiamava? Cammini. Country start, in modo che venga fatto. Quindi quando schiaccio il bottone di ricerca, lui chiama questo, chiama il get cammini e poi si darà una null pointer exception perché ritorna una nulla anziché una stringa, ma quello mi preoccupa di meno. So che non è finito. Quindi vediamo un po' come si comporta. Se quindi noi prendiamo magari uno stato un po' isolato, ma non troppo, per non avere una... visto che l'Italia ha tanti vicini, quello possiamo prendere. La Gran Bretagna dovrebbe trovare solo l'Irlanda, forse. Vediamo un po'. Vediamo l'Irlanda, poi ne scelgo un altro caso, perché tanto non sto ancora guardando. Ok, schiaccio compute. Qui c'è la null pointer exception che mi aspettavo, questo non è un problema. Però questo è ciò che ha fatto l'iteratore. L'iteratore prima ha scoperto il nodo Irlanda, il mio nodo di partenza. Quindi vertex traversed Irlanda. Poi edge traversed Irlanda UK. Poi vertex traversed. K, poi edge traversed una seconda volta Irlanda UK, perché l'abbia attraversato due volte, sono fatti suoi. C'è scritto nella documentazione, se andate a leggere, dice l'edge traversed viene chiamato per informare che quell'arco specificato è stato visitato. A seconda, no, dipende da dove attraversa l'algoritmo, a seconda dell'algoritmo di attraversamento, questo arco potrebbe essere visitato più di una volta. Fatti suoi. Quindi non ci dobbiamo stupire. È la stessa cosa per il vertice.
potrebbe essere visitato più di una volta. Quindi starà a noi salvarci da qualche parte l'elenco delle cose già visitate per evitare di contarle due volte. L'algoritmo questo ci dà. Non ci piace? Allora ci faremo un set di vertici già visitati, in modo che quando lui ci dice, oh, ho visitato questo, noi diciamo, ma stai zitto perché l'avevi già visitato prima. E lo ignoriamo. Quindi questo è il caso di una visita che raggiunge un solo altro stato. Proviamo a trovarne una un pochino, ma non troppo. È un gruppo di 3-4 stati Nuova Zelanda. Credite? Può essere? Vediamo un po'. Vabbè, null point exception lo sappiamo. No, non confina con niente, perché è un'isola già di suo e sì, non è. Se no, abbiamo capito che Europa, Asia e Africa sono già connesse, quindi ci facciamo del male. Non è che rimanga molto altro. Proviamo a prendere. Prendiamo il Canada. Il Canada. Allora, questo ovviamente è un po' più lungo, ma forse ci fa capire un po' meglio cosa succede. Parte da Canada, perché poi noi da questo noi dobbiamo stare i cammini, eh? Vertice Canada, grafo Canada USA, vertice USA, arco Canada USA, arco Messico USA. Occhio. Probabilmente USA Messico l'ordine in cui l'ha attraversato, ma l'arco è così, è stato salvato così. Quindi noi dobbiamo fare attenzione, ogni volta che c'è un grafo non orientato, l'arco lo devo sempre provare a leggere nei due modi. Scopro Messico. Arco Messico Belize. Arco Messico Guatemala. Arco Messico Stati Uniti. Poi visito lo stato del Belize. E così via. Quindi io come faccio se mi chiedono, ma senti, qual è il percorso dal Canada all'Argentina? L'Argentina è scoperta dopo, non c'è qua. Come faccio a risponderti? Devo andare a vedere, ok, so che il mio punto di arrivo è l'Argentina e come ci sono arrivato all'Argentina? Torno indietro, vado a vedere il primo arco che contiene Argentina, quello Argentina-Brasile. Quindi vuol dire che ci sono arrivato dal Brasile. E il Brasile come ci sono arrivato? Ci sono arrivato dalla Colombia. E alla Colombia come ci sono arrivato? Da Panama, ovviamente. E da Panama sono arrivato da Nicaragua sono arrivato da Costa Rica, perché Honduras viene dopo, no, da Honduras, e così via. Quindi io mi devo, ogni volta che vado avanti, ogni volta che scopro un nuovo vertice o un nuovo arco, o un arco meglio, diciamo così, ogni volta che scopro un arco che mi porta a un vertice mai visto prima, mi devo ricordare che quel vertice mai visto prima è stato raggiunto da un certo vertice precedente secondo quell'arco. A parole è complicato, no? Però se faccio un disegnino, io il problema è che ho le informazioni a pezzettini, però immaginiamo di avere un arco stato A, virgola, stato B, ok? Cosa mi dice quest'arco? Questo ovviamente è il visited edge, no? L'arco visitato. Cosa mi dice quest'arco AB? Allora, innanzitutto, se mi compare da qualche parte, vuol dire che lo stato A è già stato visto prima, oppure lo stato B è già stato visto prima. Uno dei due. Non so quale, devo provare nei due modi. Se A è già stato visto prima, allora B probabilmente non è mai stato visto. Dico
dico probabilmente perché visto che questi archi possono comparire più volte, mi può fregare. Allora, a questo punto abbiamo tre casi, A e B già visti. Cosa devo fare? Niente, ignorare l'arco. A non visto, non ancora visto, e quindi di sicuro B è già stato visto. Se no non si capisce quest'arco da dove arriva. Allora in questo caso significa che nel mio percorso di visita, il mio albero di visita, se B l'avevo già visto e A non l'ho ancora visto, quindi è la prima volta che lo vedo, il mio percorso di visita deve avere un arco che va da B verso A. Se invece A era già stato visto in passato, e B non è stato ancora visto, allora il mio percorso di visita, il mio albero di visita dovrà avere un arco che va da B, scusate, da A era già visto, quindi da A che conoscevo già, verso B che lo sto scoprendo adesso. Perché questo è l'arco E che ci viene passato come parametro. Quest'arco è tra due nodi, forse uno di questi due nodi non l'ho mai visto prima. Se non l'ho mai visto prima vuol dire che è la prima volta che lo vedo. E quindi il modo giusto per raggiungerlo è attraversare proprio questo arco. Il primo, non quelli successivi, che porterebbero comunque per questo più. Allora, come faccio? Quindi questo già mi dice una cosa, che dentro la mia, del mio listener, devo tenermi traccia dei nodi che ho già visto, dei vertici già visti. Giusto? Perché sennò non posso rispondere a questa domanda. E poi devo anche tenermi traccia per ogni vertice che scopro del vertice precedente. È più facile tenere traccia dell'informazione A l'ho scoperto a partire da B, piuttosto che l'informazione, guarda che da B scoprirò A. Perché? Perché l'informazione A l'ho scoperto da B è univoca. Ogni nodo può essere scoperto da un solo padre. Mentre invece ogni padre può avere tanti figli, siamo in un albero. Quindi da B posso scoprire A, posso scoprire anche C. Quindi memorizzare dentro B l'elenco dei suoi figli è più complicato, proprio praticamente, che memorizzare dentro A il padre, che è unico, uno solo. Esattamente uno, non da 0 a n, come potrebbe essere il metodo di fili dell'altro. Quindi qual è il modo in cui possiamo tenere traccia di queste informazioni? Secondo me è una mappa. Una mappa country, country, che posso chiamare father, ad esempio. Una mappa nella quale per ogni nuovo nodo scoperto vado a memorizzare il suo padre, seguendo questo ragionamento. E come prima cosa, quindi ogni volta che scopro un nuovo arco faccio questo ragionamento. Ok, prendiamo un arco a caso. Colombia-Ecuador. Vorrà dire che o quest'arco comprende due stati che ci sono già nella mappa, oppure dirò che la Colombia si raggiunge dall'Ecuador, oppure dirò che l'Ecuador si raggiunge dalla Colombia. E lo metto nella mappa. Il padre della Colombia è Ecuador, oppure il padre dell'Ecuador è Colombia, a seconda di qual è il nodo nuovo. Sarebbe comodo che l'algoritmo già mi dicesse quest'arco qui in che direzione lo sto attraversando. Vado di qua o vado di là? Perché a questo punto avrei già identificato qual è il nodo vecchio e qual è quello nuovo. Ma non me lo dice. Pazienza. Ok? Allora, come traduciamo questo ragionamento in codice?
noi siamo dentro questo visit listener. Abbiamo detto, abbiamo forse capito che l'informazione principale ce l'abbiamo qua, quando abbiamo un nuovo arco. Ok? Allora, diciamo che quando creiamo questo listener, lui si registra, si inizializza una mappa per poter salvare l'informazione. Quindi avrà una private map country country che ho chiamato father uguale new hash map country ad esempio. Non c'è data vuota. Poi ogni volta dunque a questa regola generale che ogni nodo ha un predecessore c'è un'eccezione purtroppo, che è il nodo di partenza, che non ha nessun predecessore. Quindi quello lo devo mettere dentro la forza. Per poterlo mettere dentro forza, questo visit listener deve sapere qual è il nodo di partenza. Lui non lo sa adesso. Nessuno glielo sta dicendo. Vero? Allora, il nodo di partenza potrebbe essere il primo vertice attraversato. Quando vedo il primo vertice vuol dire che è il nodo di partenza. Quindi devo avere a questo punto un'altra variabile. Che si ricordi se ho visto il primo vertice, e che quindi quando scopro i vertici, vertici attraversati, ecco, se non ho ancora visto il primo, se non ho ancora visto il primo, allora questo è il primo che vedo. E allora nella mia mappa father put il mio nodo radice sarà e.getVertex e il suo padre sarà nessuno. E a questo punto first thing l'ho già visto, diventa vero. E quindi da qua non ci passerò mai più. Visto che abbiamo visto nella sequenza di chiamate che la prima cosa che viene chiamato è il vertex traverso sul nodo radice, l'abbiamo visto nel sprint line. Quindi sappiamo che la prima volta che viene chiamato questo metodo, noi possiamo salvarci, sappiamo chi è il nodo di partenza, ce lo salviamo nella mappa. E il fatto che è la radice è perché non ha nessun father, non ha nessun predecessore. Mentre invece quando attraversiamo gli archi, chiediamoci, allora, per caso, i due rami dell'arco, quale dei due non ho ancora visto? Come faccio a sapere se l'ho visto o no? Beh, vuol dire che l'edge ha due nodi, il primo e il secondo, il source e il destination. Vado a prendere uno dei due e mi chiedo, c'è per caso questo nella mappa? Nel key set della mappa? Cioè, andiamo a prendere del mio edge, quindi E è l'evento, get edge è l'edge. E l'edge ha... Dov'è? Una metodi questo signore allora facciamo un passo per volta
uguale e.getEdge. Infatti ha un get source, no, get to, get edge, e questo no, edge punto, non ha niente. Allora usiamo grass. Scusatemi, ma perché il default edge non mi dà metodi? Ah, scusate, il grafo. Get source, get target. Eclipse che non lo sa. Ok. Get source, get target. Però è protetto, ho capito perché. Quindi, scusate, eccolo qua. Per sapere i due estremi di un edge devo avere il grafo. Devo chiamare i metodi getEdgeSource e getEdgeTarget sul grafo. Sembrava facile. Il grafo, il problema è che non ce l'ho in questa classe, ma me lo posso far passare. Quindi io posso decidere che questa classe avrà sicuramente un riferimento. Cos'era un simple graph country, sta diventando complicato, eh? Una cosa che sembrava semplice, e questo grafo ovviamente me lo devo, come faccio a conoscerlo? Purtroppo non posso chiederlo all'evento, non posso chiederlo all'edge e me lo devo far passare con il costruttore, quindi devo aggiungere, finora non aveva costruttore questa classe, questa volta dovrò dire che ha un costruttore che riceve un grafo come parametro, e quindi me lo salvo. Perché questo funzioni, ovviamente è necessario che chi mi chiama questo metodo, chi crea il visit listener, che era qua, non lo può creare con un costruttore senza parametri, ma deve passargli anche il grafo. Ma a questo punto sono dentro il modello e il grafo ce l'ho. A questo punto potrei quasi passargli anche il vertice start, ma vabbè. Stiamo costruendo un castello, un mattoncino alla volta. Allora, il nostro visit listener a un certo punto ha l'informazione per chiederci se all'interno del grafo dov'è, come si chiama quel metodo là che ho appena visto, get edge source, di edge. Allora questo mi dà il vertice da cui questo arco è partito, quello che avevamo chiamato A nella nostra figurina. Questo vertice
è contenuto, fatemi fare un passaggio, vertex A. Mi chiedo, e faccio la stessa cosa su vertex B, così li abbiamo comodi, non source ma questa volta target, ci siamo quasi, abbiamo A e B con tanta fatica, sembrava facile, abbiamo A e B e ci chiediamo se A non l'ho mai visto. Come si scrive A non l'ho mai visto? Nel key set della mappa A è contenuto, quindi ho la mappa che si chiama father, key set, l'insieme delle chiavi, cioè dei nodi che ho già visto, contiene vertex A, vertex A l'ho già visto? No, no, not. Se non l'ho ancora visto, vertex A, allora lo vedo adesso. E lo vedo e so che l'ho trovato arrivando da vertex B. Quindi il padre di vertex A è ovviamente vertex B. Il cammino minimo per arrivare a vertex A, partendo dalla sorgente, che abbiamo deciso noi, è quello di passare da vertex B, subito prima. Altrimenti, è la stessa cosa, faccio la stessa cosa al contrario, se il grafo non contiene il vertex B, allora sono nel secondo caso, B non è ancora visto, quindi di sicuro A l'avrò visto, e quindi dirò che il padre di B è A. La chiave di tutto è questa riga qua. Tutto il resto è fatica per costruire intorno tutte le variabili che servono per arrivare lì. A questo punto io lascio il mio iteratore scorrere, man mano che scorre lui popola questa mappa e si salva le informazioni, guarda, ho scoperto questo vertice lo metto nel keyset, lo metto nella mappa e mi registro qual era il vertice ottimo di provenienza. E questa mappa è preziosa perché quella mappa codifica l'albero di visita in ampiezza, girato al contrario, con le frecce dalle foglie verso la radice, perché la mappa l'abbiamo disegnata così, dai figli verso il padre. Quindi alla fine della visita ciò che mi interesserà è conoscere, avere una copia di quella mappa che l'listener si è calcolato con tanta fatica. Da quella mappa io posso risalire dalla destinazione alla sorgente semplicemente andando di father in father. Io so che arrivo da Z, allora chiedo Z da chi proveniva? Ah, da W, da chi proveniva? E vado indietro fino a che non trovo un nodo la cui provenienza e cui father sia null, ce l'ho trovata sorgente. Quindi una volta che ho quella mappa, che adesso è proprietà del listener, ma io posso chiedere al listener di restituirmela dopo che lui ha finito il suo lavoro, posso ricostruire il cammino. Non ce l'ho ancora pronto, non ho ancora la list. Ho una mappa che attraversando la quale mi dà la lista, mannaggia, in ordine inverso, perché parte dal fondo e torna verso la sorgente. Ma vabbè, vorrà dire che anziché aggiungere in fondo la lista, aggiungo in testa, faccio un po' di lavoro che non mi sta più in un minuto. Ma di nuovo è a parte di infrastruttura. Diciamo che quello che mi sta in un minuto è portare fuori questa preziosissima mappa, father. Quindi posso chiedere di aggiungere un getter per father. Tutto il resto non frega niente.
voglio che questo visit listener ritorni il father, e questo oggetto map country country, secondo me, deve essere il tipo di dato di ritorno del metodo getCamMini. Vi ricordate che all'inizio ho detto metto void perché non so bene. È questo ciò che devo ritornare. Questa mappa. E come la posso ritornare? Beh, semplicemente visita.get, non visita, chi è il... vaffan bagno. Qui ho messo un new, ma non mi sono ricordato. Di dare un nome all'oggetto. Quindi predispongo al listener che lui man mano che l'iterazione va avanti si registra le cose nella mappa. Sperando di non aver fatto errori, qui adesso bisogna fare debug. Quando poi faccio la visita, che in realtà va a vuoto, non c'è niente da fare durante la visita, alla fine chiedo al listener, senti, ma la mappa che ti sei salvato? Me la puoi dare? Perché sulla base di questa mappa, che è, lo dico ancora una volta, è l'albero della visita in ampiezza, quella mappa, rappresenta l'albero della visita in ampiezza, con gli archi al rovescio, quindi l'albero normalmente ci immaginiamo l'arco che va dalla radice alle foglie, invece questo è un albero che va dalle foglie alla radice. L'albero della vita in ampiezza, che contiene quindi in sé tutti i cammini minimi a partire dalla sorgente, basta solamente navigare questo albero a partire dalla destinazione che avevamo qua sotto. Siamo a un passo dalla fine, se volete provare a finirlo va bene, se no la vediamo insieme la volta prossima. E questa è la fatica che si fa per usare le visite per trovare i cammini minimi. Se provate a vedere invece la documentazione dell'algoritmo di Dijkstra, ad esempio per la visita, vedete che è molto più semplice perché è pensato per quello. Però a volte invece serve proprio andare a entrare qua dentro, quindi spendiamo giustamente il tempo per farlo. Ci vediamo giovedì con il finale del film di oggi.